Siamo di nuovo in live. Sì. Dall'altra parte c'è il nostro amico Giuseppe. Giuseppe Mignanelli. Sono degli astronauta con queste cuffie. Che vuoi? Se no c'è il ritorno. Qui si sente eco. Poi si lamentano che non si sente. Eccetera, 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 eccetera. Abbassiamo un po' la musichita. Ok, ci dovrei. Ti è arrivato? Sì, è certo che sono in live. Qui stiamo in diretta sia su YouTube che su Facebook. Live stream. Abbiamo già Sandro Ganino. Buonasera, buonasera anche a te. E vediamo di fare questa riparazione che a mezzogiorno abbiamo fatto tante chiacchiere. Vediamo. Qui la grafica non la voglio. Ok, qui siamo in diretta. Siamo in diretta sia su Facebook che su YouTube. Quindi per chi... Io non ti vedo però, Ancora come non riesco a beccarti? C'è il ritardo. C'è il ritardo. Ah, arrivati 4 ore dopo? Va bene. Non so, io sto in diretta. Sto in live. Ho capito. Stiamo cercando tecniche di swap nel frattempo. Sì. Lo dovrò fare per Sandro, intanto me lo anticipo. Vediamo che stai a fare. Questa è una scheda di un 11 Pro funzionante. Faremo le prove tecniche di swap. È un 11 Pro. La ammazziamo e poi la ripariamo. Okay? Sì. Si può ammazzare ogni tanto una scheda per ripararla? Vabbè, certo che si ammazza, tutte si ammazzano, sennò come si fa? Le spugnette. Bravo. Mettici un po' di ISO, così le rimuovi con più facilità. Si può sprecare l'ISO propilico, no? Ah, sì, si spreca. Già si è tolto, lo vedi che già si è tolto, non c'ho bisogno di metterci l'ISO, eccolo qua, ciao. Uno. Hai visto, si è tolta. Per chi non l'avesse fatto... Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina. Ho oltre 100 persone, stai diventando famoso ormai. Sì, fetoso sto diventando, non famoso, fetoso. Scusate la mascherina perché ancora... 111, che vuoi di più? Il punto vendita è aperto. Poco tempo, 111. Piano piano. Questi tempi grami qua. Sì? Allora, finalmente... Finalmente ci ha chiamato il cliente e ci ha detto che è possibile fare... Puoi procedere. Sì, posso procedere. Io procedo, E ci mettiamo... Divido le layer. Sì, e ci mettiamo la memoria da 128 giga, quindi il telefono che è un 32 giga, questo qui, che dà errore 4013, lo trasformeremo in 128 e se tutto andrà bene... Procederemo con la riparazione e quindi dovremmo avere un bel yellow screen. Poi il cliente si mette. Posso fare una domanda? Hai preso il token? Che? Hai acquistato il token? Sì, l'ho preso. Senta, ragazzo, posso fare una domanda? Prego, come dica. Come fa a sapere che è guasta la memoria? E se non è guasta? No, la memoria è guasta. E ho fatto sia la prova con TrevoTools, per chi non avesse visto il video... della diagnosi di ieri sera, può andarselo a rivedere. Quindi ho fatto tutto di notte, le dirette, falle più al giorno. No, ho fatto un video, poi il YouTube qui con la connessione ficchia la carica, nasce Gesù. Quindi abbiamo fatto già le prove e abbiamo diagnosticato che il problema risiede sulla NAND. Oggi però faremo una verifica ancora sui 4 condensatori delle linee di sia di ricezione che di trasmissione dati, quindi TX, RX su linea CPU, sulla linea della CPU, e quindi se l'esito è positivo, quindi ci stanno i valori sia da un lato del condensatore che dall'altro, perché i condensatori anzi in questione sono a 2 punti, significa che non hanno riferimenti verso massa e consentono il trasferimento del segnale. Quindi abbiamo già fatto la prova di stamattina con la NAND da 128. Apriamo JC. Eccolo qua JC. Quindi la NAND ci risulta che è una Toshiba da 128 giga con capienza, diciamo come quantità di giga a disposizione, 125. Gli altri se li pappa la
partizioni, anzi le altre partizioni. Quindi sì, adesso andiamo a rimuovere la nandina, questa la mettiamo da parte che ci serve dopo da inserire, e adesso andiamo a rimuovere la NAND. Prima rimuoviamo la resina, ovviamente tutto in diretta, toglieremo la NAND, puliremo, ecco, sì. Sono già pronto ad aprire la frittata, eh? Facci vedere qui la frittata, va. Aspetta, ancora non è calda bene. Ancora non viene, A quanti gradini? A quanti gradini sei arrivato? 180, con 180 si deve aprire benissimo, eh? Sì? 180, 180. Sì, si deve. Sì che si deve aprire. 180 è scritto qua. E dagli un aiutino, dagli un aiutino. Ti compro una vocale? Sì. Vediamo se si apre. Niente, ancora no. Salutiamo Guido Donadei. Quello è colpa tua che hai detto che c'è lo stagno più duro questo, eh? No, e io ho detto del 12, non dell'11, attenzione. Che l'11 c'è lo stagno duro, perché vedi che non si apre. Allora, buonasera anche a te, Mauro Zanni. Allora. Anche a te. Senti, gli do 190, così con 190 si apre, no? Sì, penso proprio di sì. È stronzo, ti vuoi aprire oppure no? L'ho chiamato per nome, eh? Allora, andiamo sulla nostra supercamera, inseriamo la scheda sul supportino per fare le lavorazioni. Eccolo qua. Mi sa che dobbiamo passare un po' la musica perché è un po' alta. No, sta giusta la musica. Aspetta che la regoliamo. Non sento nessuna musica. No, c'è, è bassa. Io sento musica. È bassa perché quando parli poi sparisce, no? Fa tipo quello che si faceva prima con i disc giochi, no? Abbassa, c'è il filtro che l'abbassa, sì. È giusto, eh? E beh, bisogna essere adeguati, non c'è uno che fa così con lo slide. Vediamo, si è aperto? Guarda lì che bella scheda, va. Aperta la porta. Guarda che bella scheda aperta, Beh, bellissimo. Questa non è mai stata aperta, sono stato il primo, E quindi come si dice quando sei stato il primo? Era vergine. Ecco, sì, bravo. Non è così. Come si dice? Sì, no, si dice così. No, siccome stai a ridere, pensavo di aver sbagliato. No, mica stavo a ridere per te, stavo a ridere e basta. Allora, togliamo gli sticker. Vergine, non ti piace? Sì. Non ti piace la parola vergine, di la verità. No, no, chi ne sta di niente, per carità di Dio. Allora, andiamo a togliere lo sticker. Qui abbiamo la parte di sotto che non toccheremo per niente. Quanto ascolta, mortacci sua. Vedi che brucia. Sì, l'hanno fatta col fuoco, non c'ho le mani d'amianto come le tue. Tu le prendi le mani e non ti fa niente, io invece io mi faccio male. Ah sì? Io persona delicata. Ah sì? Hey, delicate love to you. Allora, adesso già lavoreremo su questa, che è la parte che dovremo riparare pure al cliente, no? Questa è la parte, diciamo, più brutta, perché qui abbiamo la CPU e la NAND, però con le dovute e opportune manomissioni, non come hanno fatto certi, lo potremo fare senza fare nomi, eh? Vabbè, oh. Rimosso lo sticker, bello preciso, ci servirà dopo. Una volta chiuso il telefono rimetteremo lo sticker, quindi quell'adesivo che serve per isolare, diciamo, la parte dei componenti con la scocca. E qui abbiamo il nostro amico Chip che ci ha dato tante soddisfazioni, che è quello dell'IC Audio, che in questo caso non ha colpe, non ha nessuna colpa. Quindi andiamo a... Si chiamano le sue soddisfazioni, scusa? I soldini, ci dà tanti soldini. Ah, allora... Quali soddisfazioni sono arrivate? Okay. Allora andiamo adesso a misurare la scheda madre sul supporto. Sì, adesso andiamo a misurare i quattro condensatori che ci sono qua vicino. Non so se si vedono, penso di sì. Allora, questi quattro condensatori, su questo lato c'è il lato dove c'è collegata la CPU. Quindi questi quattro condensatori vanno, il collegamento avviene da questi quattro, da queste linee, da queste quattro linee. Vanno direttamente sulla CPU da una parte, mentre dall'altra vanno direttamente sulla NAND.
Quindi prima linea va bene, 305. Avete il tester lì in video. Seconda linea ok, terza linea ok e quarta linea ok. Almeno non ci abbiamo corti, quindi significa che qualcosa sta funzionando. Visto che c'è lo shield, cerchiamo di entrare con un aghetto, sempre con il tester, per vedere se sotto, quindi dall'altra parte del condensatore, ci arrivano le quattro linee. Queste sono delle linee che vanno sulla NAND e sono, alla maggior parte sono 380. Quindi, essendo dei condensatori, isolano e fa passare solamente il segnale e bloccano le tensioni. Quindi da questo lato ci abbiamo, vediamo quanto di resistenza, 3,9. Da quest'altro lato invece ce ne abbiamo 380, 390, va bene. Quindi significa che il collegamento che sta, diciamo, sui condensatori va abbastanza bene. Non ci stanno errori, quindi... Alexa, apri il bus store YouTube. Che sta apri Alexa? Ripeto, corso. Magari sta. Non lo so, forse sta apri Alexa. Allora, Alexa, vediamo. apri YouTube. Ecco YouTube. Alexa, play bus store. Ah, eccoti, ci stai. Ci sono? Abbiamo aperto, stai su Alexa. Ci Ah sì? sei? Ti ho beccato, sei tu. Ok. Alexa, No, volume 2. non fa ritorno, eh. Ho abbassato il volume. Alexa, play. Allora, prima di iniziare andiamo a mettere un po' di Capton qui. Ecco. Alexa, apri YouTube. Adesso arriva. Ci è arrivato il cliente, un attimino soltanto. Metto te, Giuseppe. Fai con comodo, che tanto io sto togliendo la resina dalla NAND. Ah, non ho manco accesa ancora la mia camera. Vabbè, l'accendo adesso. Non mi era accorto che era spenta ancora. Si sta aprendo, eh. È andato a quel paese il cliente? Sì. Vabbè, non si mandano i clienti a quel paese, dai. Ma Anche tu senta, l'hai sistemato? stai rimuovendo la resina anche tu? E Eh sì, eh. siamo in due Purtroppo la allora. resina è stata da tutte le parti, no? Come tu saprai. Sì. Rimuoviamo la nostra resina dalla nostra NAND. Mettiamoci comodi. La Ma temperatura questa è quella l'abbiamo. donatrice? No. Questa è Quella che è in quella. commissione? Sì. Ok. Siamo in silenzio così lavoriamo. Anche questa è una Toshiba. Ah, sì? Sì, TSB c'è scritto, quindi è Toshiba. Anche qui c'è scritto SanDisk, però non è una Toshiba. No, qui è scritto TSB. Sì, sull'altra Tu c'è prima hai detto scritto. Toshiba. Sì. Non hai detto Toshiba prima. Sì, quella che ci abbiamo per fare, tra virgolette, Quella da il cambio. 128. Sì. Ok. Pensavo che era quella, invece. Quella è SanDisk, allora, è diverso. Questa Le sì, è una marche le sai, 32 no? giga. E beh. SanDisk, Skynix, Toshiba e Samsung, no? Sono quelle le marche. Sì, i Samsung comunque le ho trovate sempre su, diciamo, capacità più grandi, tipo 256. Onestamente non le ho trovate mai con una Non si Toshiba da sprecano sui piccoli 256. tagli. Sì. Così sembra. Rimuoviamo per bene la resina. Quindi fai solo uno swap oggi. Voglio dire, no, fai solo uno spostamento di NAND. Che vuoi di spostamento? Un upgrade, no? Fai in pratica. Eh sì, però Cambi faccio solo la... la NAND perché è rotta, no? Sì, però già che...
visto e considerato che il cliente la deve sostituire, preferisce avere una 128, no? Certo, conviene. 32 ormai, una volta era 16 che non vuole più nessuno, ma anche 32. Tra un po' 64 sarà poco. Beh, di quello dipende molto, molto probabilmente dipende dalla quantità di video che uno fa, no? Sul telefono, perché Che i più. gusti cambiano nel frattempo, Alessà. No, non è che cambiano, è che praticamente se prima un video pesava 50 mega, adesso pesa 5 giga. La qualità è migliorata, quindi ovviamente lo spazio serve per fare questo tipo di cosa. Sì. Ovviamente adesso stiamo rimuovendo la resina che c'è a fianco alla NAND o intorno alla NAND, come possiamo dire, e cerchiamo sempre di non forzare mai l'attrezzo, quindi il tool a graffiare, diciamo, la scheda che c'è sotto. Non si fanno i solchi, tanto per capire, non bisogna piantare niente, perché ho visto tante, sono abbastanza rovinate le schede, perché sicuramente chi fa l'operazione non è attento a non graffiare la scheda sotto. Ma questo anche sulla baseband succede, ma anche su CPU. Nel momento in cui si toglie la CPU bisogna stare attentissimi. Eh sì. Bisogna usare una temperatura giusta che non sia né troppo alta né troppo bassa, in modo tale da far sciogliere per bene la resina che c'è ovviamente sulla scheda. Non riesco a vedere se c'è qualcuno che ci saluta al momento, però aspettate. Su YouTube non c'è niente. Ci sono gli altri. Ok. C'erano due signori che ho già salutato. Per chi pensa che non siamo in diretta, sono le 18:35. Oggi è venerdì, si è mangiato il pesce. Fino a stasera però è venerdì, eh? E beh, fino a Domani si stasera. cambia. Eh sì. Io la rendo l'ho tolta senza fare nessun danno, Bravo. come ha fatto qualcun altro. E beh, oh, non tutti sono esperti. Fai vedere un po' come è stata tolta, Alessà. Si Sì. toglie così la NAND, no? Come hanno fatto quegli altri. Si vede che sono tutte intatte? Belle, precise, però lo devi far vedere quando è bello spianato, così si regolano, Certamente, intanto già si vede che non no? ho Vabbè, è rotto nulla. normale, no, non si è portato via nulla. Poi l'ha fatto l'ira di Dio là sotto. Non c'era più niente, un altro po'. Ti pare? Vabbè, Ma ti pare logico? magari aveva tolto una o due nella sua vita, non aveva tolto altre. Nella sua vita. Na 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 na. Allora, visto che dobbiamo entrare da qui, cerchiamo Aspetta di. prima di entrare. No, vado diretto. A freddo, a freddo. No, non bussi. No, non si bussa. Allora, questa è la nostra NAND. Stiamo lavorando sempre sul supporto. Togliamo il supporto e lo mettiamo sul preriscaldo, come avevo accennato già stamattina. Non lo supporti più? Non voglio eccedere con la temperatura in modo da rovinare la parte di sotto della scheda. Lo metterò sul preriscaldo. Lo farò bello cuocere per bene. Quando arriva a temperatura, andremo con l'aria con la solita Focumeu. temperatura e rimuoveremo la NAND. Focumeu. Ah sì? Non si dice dalle parti due così? Sì, Focumeo si dice, sì. Allora, prendiamo il periscaldo. Ecco, prepariamo. Tranquillo, lavora, lavora.
Allora, andiamo a pulire la Nendes. Sì. Noi ci stiamo preparando con il preriscaldo. Mettiamoci il nostro preriscaldissimo. Che hai fatto con la telefonata? No, l'ho cestinata. L'hai silenziato? Ok. Sì. Se no poi... Ti facevo già lì a rispondere. Che c'è? Che volete? Ma chi siete? No, vabbè, dai. Allora, non ci serve più il CH5. Mettiamo qua. Ci serve quest'altro. Secondo me questo è il preriscaldo più azzeccato in assoluto. Certo, vale. È il Sunshine. Va un po' modificato, ovviamente. Sunshine Reggae? Sì. I primi due che ho comprato di quello non hanno mai funzionato a me, lo sai? Sì, me l'hai accennato. E ho chiesto al venditore, dice, no, perché questo modello c'ha un difetto. Volendolo ti dico come ripararlo. Sì, mo riparo, vabbè, va. Lascia stare, cioè tu mi vendi una cosa ma la devo pure riparare. A te devo vendere un telefono, se lo ripari funziona, ho capito, ma tu me l'hai venduto nuovo, come lo devo pure riparare? Te l'ha dato morto il telefono? Eh? Te l'hanno dato morto. Allora, la niente l'abbiamo ripulita, poi finiamo la ripulitura, così Alessandro è contento, che dice sempre bisogna pulire. Aia, fanculo assurdo, non mi devi tagliare. Vediamo se devi tagliare. È tutto in taglio. Se sta bene. Sta bene? Penso proprio di sì. Respira. Più o meno. Ah, qui il sensore di pressione l'hanno messo qua vicino al NAND. Dove? Eccolo, sta qui. È questo. Lo riconosco ormai. Aspetta, vista. Aspetta che vediamo, inquadriamo per bene. Dove questo sta? Qua su, lo vedi? Questo. Sì. È un po' bagnato, ma è lui. L'hanno messo come sul XS accanto. Sì, questo ok. Questo okay. La resina laterale. Mo si legge bene, no? Sì. È lui. Hai visto che bella pulizia. Che mi sveglia al mattino. Finiamo di togliere la resina attorno qui. Questa qui. Allora, accendiamo il nostro preriscaldo. Spero che non si alzi. Dovevi trovare l'altro. Fregati. Abbiamo già avviato il preriscaldo. Questo qua deve andare più dietro, sì. Ok, mettiamo focus. Ok. Mettiamo a fuoco. Ok. Aspettiamo fiduciosi. Temperature, qui impostiamo l'aria, ok, che hanno scritto? No, è qualche Samsung che... Ah, allora c'era in test,
Vediamo come stai facendo tu la pulizia. Nel frattempo arriva qui a temperatura il nostro. Te stai a È mettere abbastanza d'impegno. pulita secondo lei? Beh, Eh sì. poi va pulita bene pure intorno, sennò poi la lente se non si incastra bene. Dico besta o dico besta? No, 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 sempre meglio pulire gli angoli, soprattutto che sono quelli che danno più fastidio nel momento in cui deve scendere non andando la CPU, devono essere ben puliti. Se no si rischia di avere un lato più alto e un lato più basso, Lei ha ragione. no? Dai, dai, dai tutta! E dai de tacche, dai de punta, te pone la sovra sud. Allora, Era così la canzone, no? sì, dai de tacco, e noi lo dicevamo, lo diciamo in Qui mi dice Facebook senti, che tu sei in live, non lo sapevo, eh. è anche su C'è Facebook, Giulio, Guido che ti ha salutato, ha detto dai Sandro! infatti l'ho salutato già Guido, Che ne so, tante volte non l'avevi fatto, te l'ho detto. no no A no me c'è non vero. mi si fila proprio, ha detto solo dai Sandro. Io posso anche non dare. Ah, qui è arrivata a temperatura, vediamo vediamo. 150 gradini, sì, ci siamo. Mettiamoci un po' di flux. Pure. Di impegno. Ok, è pulita bene, benissimo. La NAND l'abbiamo fatta. Mo' viene il bello, la CPU. Ci piaci tu? CPU, ci piaci tu. Allora, per togliere la CPU, giustamente dice Giuseppe, cosa si può fare per toglierla senza colpo ferire? Io ho sempre la mia procedura, se la vuoi Io la accettare, ce so, la sai. radiator sotto e giusta temperatura e plus, Bravo, giusto? bravo. Che pensi che io non ho fatto i corsi? A proposito del corso, sta in offerta! Venite, venite e vedrete! Iscrivetevi! 328-5940159 è il telefono su cui potete chiedere informazioni, potete iscrivervi. Prossimo corso parte tra poco, quindi spicciate perché poi dopo non c'è posto, eh. Corso per tecnico di laboratorio avanzato, non perché come la pasta che quando avanza la rifai, ma perché è per Infatti. persone che già sanno fare diverse cose. Non è per quelli che non sanno fare niente in pratica. Se non sai fare niente, vai a fare da un'altra parte. Così si dice, no? Non sai fare niente, vai a fare da un'altra Beh. parte. Andiamo un po' Spicciatevi che i più. posti sono pochi, la temperatura è tanta. Il costo non è per tutte le tasche, ma tu ce l'hai, no? Tu che stai ascoltando, non c'hai i soldi per iscriverti? E li presta Sì. E Alessandro, su. Poi gli dai con gli infatti. interessi proprio. Gli presta. Allora, abbiamo rimosso la Paga per nostra stando di interesse. NAND. Anche io non ho fatto danno, forse. Vediamo, adesso andremo a vedere. No, tutte le palle ci sono. Non manca nessuna. Tutta una questione di palle. Infatti, infatti, infatti. Non Sono doveva mancare tutte. nessuna, eh. Infatti. Tutte quante belle, anche la NAND è uscita per benino. No, è uscita per bene. Allora, adesso Sì. spegniamo il preriscaldo perché ovviamente non ci serve più. Non ci serve più. Togliamo la monetina. Ok. Tu non ci servi più, Mi sono devi incastrato da solo, sì. Mi sono andare. incastrato da solo. Ah sì. Come ho fatto non si sa, però mi sono incastrato. Con i lacci delle scarpe, mi sono incastrato. Allora, il capton sempre che ci serve. Quindi, tanto per essere sicuri dell'operazione, facciamo un test ulteriore sul JC per vedere se. Intanto recuperiamo i dati, essendo il telefono in recovery mode, quindi non usciva da quella modalità, almeno i dati ci dovrebbero essere. Quindi andiamo di nostro con. Di nuovo con il nostro preriscaldo. Scusatemi,
con il nostro programmatore. Noi inseriamo, il verso è sempre questo qua. Apriamo Jay-Z. Leggi la nostra NAND. No, sulla com 3, ma sulla com 4. Oh, refresh. Refresh. Ok, com 4. Connettiamo. Ok, questa non ce la legge proprio. Possibile? No, dai, non fa così, non fa lo stronzo. Non fa lo stupido stasera. Eccola qua, 31 GB. Ci segna che ci sono 31 GB disponibili. Facciamo una query. Ok, salviamo. Backup sys cfg. Ok, salva. Ok, facciamo il test. PCI fast check. Mettiamo qui su Jay-Z. I dati li abbiamo già salvati. Che stai a fare lì? Sto cercando un trader più largo, ma non lo trovo. Trader, eccolo. Questo potrebbe andare meglio, ma sa. Vediamo un po'. Devo lavorare bene, comodo, no? Quale stai usando, Giuseppe? Dimmi la verità, la verità. Quale stai usando? Quello solido? Com'è? Quello solido stai usando? Questo qui, da qualche parte c'avevo un trader, ma ora mi prendo questo, basta che me la tiene ferma e me la scalda. Ok. Così va bene. Allora, torniamo su Jay-Z. Prima, stamattina vi ho detto come fare il test delle NAND che andiamo a sostituire perché magari difettose. E in questo caso, nella prima sezione della NAND appena letta, aspetta che faccio, eccolo qua, nella prima sezione della NAND appena letta, qui possiamo vedere che ci portava una capacità disponibile di 31 giga, essendo la NAND da 32. E quindi abbiamo detto, ma forse funziona, quindi abbiamo sbagliato la nostra diagnosi. E invece no, nel momento in cui facciamo il PCI fast check, il dispositivo, il nostro programmatore, ci dà questo tipo di errore. Ci dice, sì, vabbè, ci sono 31 giga disponibili, è vero. È andato a scrivere sulla NAND e dopo neanche due secondi il dispositivo ci restituisce questo errore. Write HD timeout. In più ci dà anche la dicitura iTunes flash error or hard drive. Dice che non è possibile, insomma, fissarlo. Stuck significa fisso. Quindi il test è abortito, nel senso che il test non è stato portato a termine con successo. È preferibile refer, dovrebbe essere cambiare, insomma. Quindi anche dal test ci fa ben sperare che la nostra diagnosi dell'errore 4013 su questo iPhone 7 Plus dovrebbe essere giusta. Il programmatore è sempre questo, lo fornisce la Jay-Z, lo fornisce disponibile anche da acquistare, c'è anche la seconda versione, però la seconda versione non sono sicuro che ha la funzione PCI Fast Check, però è disponibile sullo store 5G Mobile, il nostro amico Emanuele, e ci sono anche dei programmatori Jay-Z di tutti i tipi. Vediamo se riesco a far, vediamo, interagiamo, andiamo a vedere, a spulciare che cosa c'ha Emanuele sul sito. Vediamo riparazioni cellulari. Oh, che bello, Jay-Z programmer, vediamo se ce l'ha. Jay-Z. Dove sta? BGA 110, BGA 8. Eccolo, questo qua è il Jay-Z P7. Questo qui, questo giovane
ai Dante. È disponibile quindi anche sullo store, bisogna registrarsi ovviamente, i prezzi sono per chi si registra e ha diciamo listino rivenditori, bisognerà poi aggiungere l'IVA. Quindi questo è il programmatore, è disponibile, questo è questo che sto usando io adesso, anche io l'ho acquistato da Emanuele un po' di tempo fa, e quindi con questo programmatore si può fare questo tipo di test in particolare. Il nuovo non lo so, non mi è capitato, se magari Emanuele ce lo spedisce e ci fa fare una bella recensione, vedremo insomma. Non ci guadagno nulla, ripeto, a proporre il 5G Mobile come sito per i ricambi, e che siccome è un amico mi piace fargli un po' di pubblicità, anche per quei pochi utenti che mi vedono insomma, che saranno molti magari in un futuro prossimo. Va bene, 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 va bene. Quindi. Tu, Giuseppe, che stai facendo lì? Sto pulendo la resina attorno alla CPU. Vediamo. Io ti ho parlato, ma non mi hai risposto. No, non ho sentito perché sulla pagina ti esclude, insomma, l'audio del video. Mi sono accorto. Ti ho detto, poi dividiamo i soldi che ti dà Emanuele. Ah, no, ho specificato che a me Emanuele non mi passa niente. Tu l'hai detto, no, ma io no. tu ho deciso, ma io no. Quindi dagli a che stai a fare qualcosa deve sganciare Emanuele, capito? No, glielo faccio solo per il gusto di può sempre fare come fanno le donne, paga in natura, ci manda sì. Regala un po' di roba, uguale, no? Ok. No, non rido, sto sorridendo, non rido. Non rido, sorrido. Quindi adesso andiamo. Come si stacca la CPU? Siamo quasi pronti, eh? Ah, ok, allora aspettiamo, vediamo insieme come. Mi raccomando. Piccola sta CPU. No, è sempre uguale. Hai portato il preriscaldo alla temperatura giusta? Certamente. Bravo. Facciamo? Stacchiamo. Vai. Vai. La vado? Però devi aspettare un pochino. Certo, mica faccio subito. Dopo se no fai come quelli che durano solo 34 minuti. Vabbè, nulla da nulla da lamentare. Sto bussando. Bussa. Sta arrivando, eccola, è lei. Sono entrato, Alessà. Faccio piano che non voglio rovinarla. Eccola. Ops. Come ti sembra fatto? Mostraci. Mi sembra buono, no? Beh, diciamo che il corso l'ho fatto. Andiamo a pulire la resina. Sempre sta resina, che balle. Vabbè, io continuo qua con il faccio la riprogrammazione del divertimento, scusa il disturbo. No, ci mancherebbe, sei stato qui con me insieme, che vuol dire, scusa. Programmo la memory, quindi inseriamo la memoria da 128 che prima abbiamo testato con il programma che è sempre questo della GZ. Allora, ovviamente lo salutiamo Emanuele, ci siamo dimenticati di dirlo. Visto che stavamo parlando di lui, non lo so, magari ci vede dopo ed è contento che ogni tanto. Non lo so, non l'ho visto. Ma sta qui. Non so se sta lì o sta qui. Abbastanza, sì. Allora, qui è l'info. Ok. Perché mi dice. Non è questa che abbiamo tolto, sì. Se piangi, se ridi, io piango con te. Sì, dovrebbe essere questa. Tu fai parte di me. Io. Allora, quell'info lo facciamo con lo sportellino chiuso. Sai che non è questa, dovrebbe essere questa. Pensa, ci siamo sbagliati?
Io piango con te perché tu fai parte di me. No, allora è questa. Ok, questa che abbiamo messo qui la mettiamo di nuovo. Se piangi, amore. Ok, adesso l'ha vista. Restore sys cfg e ci mettiamo quello che abbiamo salvato un po' di minuti fa. Quindi 0312 18 e 45, eccolo qua, apri. Ok, quel rinfo. Li ha presi tutti, black a 17, bla bla bla. Facciamogli un bello un look del wifi. Ok, vediamo se ce l'ha preso. Sì, wifi unlocked. Avvantaggiamo chi farà magari una riparazione su questo iPhone 7 Plus per il chip del wifi senza farglielo andare a rimuovere. Allora, torniamo sulla nostra faccina. Guarda qua. Tu a che stai lì? Stai pulendo? Vediamo. Penso proprio di sì. Allora, questo non ci serve più. Andiamo a pulire la zona dove anche noi stiamo facendo gli spazzini. Andiamo a pulire questa, ce la mettiamo qui. Qua. Beh, ok. Andiamo a pulire dove c'era la NAND. Facciamo una pulizia ad hoc. Che fai? Te la fischietti? Te la canti e te la suoni, ricordatelo, eh. Lo so io che te la canti e te la suoni tu. Perché so cantare, adesso suona. Ecco, dico, va. Torna dalla passeggiata il ragazzo. Piccolo. Ha dato di papà. Com'è il tempo fuori? Oh, mo t'ho detto di sta zitto. Ah, pure questo mi dice interrompi, fate una pausa. Qua tutti sì. Che vogliono che mi faccia la pausa? Di cosa? Lo sai che nell'orologio mi sono messo le pause dopo 2 ore di lavoro? Ah, no? sì. Poi non le faccio mai, però ce l'ho l'avviso. Guarda, sono passato 2 ore, fatta una pausa. E questa pausa non passa mai, sennò me la farei, eh. Ogni tanto bisogna alzarsi, sennò... È giusto. Just one, please. Sennò ci si fa male, poi. Eh sì. Dimmi, com'era, che cos'è? Ti fa male qualcosa ultimamente, Alessà? Sì. Pure di stare seduti ci cominci a sentire? Cosa. Sì. Il tuo fisico comincia a rifiutare la cura che gli stai facendo? Sì. Purtroppo sì, però bisogna fare un pochino dare di sport. Dare un colpo al cerchio e una alla botte, sì. Ti do ragione, bisogna... dai, tu, per una volta. Bisogna fare dello sport, che si passano quasi 10-12 ore seduti. Dai, che meglio che vieni a Roma ti faccio fare 10 km al giorno, che poi di più. Magari ti resti all'abitudine poi. Sì, infatti l'importante è prenderla, poi toglierla non ci vuole molto, no? Sì. Allora, stiamo pulendo le piazzole della memoria. Ovviamente della scheda, anzi sulla scheda. E ci diamo un po' di altra temperatura, un pochino più duretto. Ok. Cerchiamo di non premere. Se no ce le portiamo via e facciamo anche dei piccoli solchi sulla scheda, non va bene. No. Quindi quando devo venire a Roma? E
adesso siamo per gennaio, no? Sì. Il tuo compleanno, in pratica, festeggiamo insieme, che vuoi di più? Eh sì, faremo un corso a Roma con Giuseppe, iPhone Assist Roma. Tu porta i mostaccioli là, che come si chiamano, i bambaccioli? No, pasticciotti. Non mi ricordo, ho detto, dimmi il nome, no? Si chiamano, poi si chiamano pasticciotti. In pratica sei un pasticcioso. No. Per chissà cosa sono, magari è stato già in Puglia altre volte. Se porti i pasticciotti sei un po' pasticcioso, no? Se venite, assaggiate i pasticciotti. Ovviamente ci abbiamo già delle persone iscritte. Beh, poi potrebbero aggiungersi altri, no? Beh, certo. Senza problemi. Fate che dipende solo da voi. Allora, vediamo qua se ci... Oh, Massimo non si è fatto vedere, no? Non veniva oggi? Massimo non si è fatto vedere nemmeno ieri sera. Un impegno improvviso. Oggi forse passava, ma non vedo che è passato, quindi... Ci avrà degli impegni, oh, pure Massimo deve fare qualcosa nella vita, mica sempre senza fare niente. È ovvio. Però Massimo, mica si può sempre senza fare niente, fai qualcosa ogni tanto, no? Ma era andato fuori a Pesa e sta riparando la casa che c'ha fuori. Ah, può darsi, sì. A fine settimana può essere pure che sono andati fuori, no? Beh. Noi sempre qui a lavorare, gli altri gente va pure in giro. Sì, ma se lui è andato fuori in campagna non è che sta la bella vita, se sta a casa, no? Quindi sta a lavorare pure lui. Sempre che stai fuori, con i parenti, con gli amici, sono sempre qua dentro queste schede, e ripara qua e ripara là, e togli la resina, e togli sopra la campa, la capra campa, capito? Beh sì. La zona GPU is a cleaner. Sì. E si è clinata. Clinezzata. A posto. Non ho fatto danni. Che l'importante è non fare danni. Ovviamente. Ok, partecipare è importante. Non fare danni. Non vincere. Vediamo che sta facendo Giuseppe. Guarda che bella CPUetta, ti è. Mettici una pezza, va. È già pulita? Eh? È già pulita? Che sì, perché... Che devo aspettare, Natale? Pensavo che non l'avevi pulita. Sì che l'ho pulita. Mo faccio le rifiniture, però già vedi com'è bella clean. Uh-huh. Qualcuna è saltata, ma qualcuna... Se non saltasse nessuno non mi dispiacerebbe, ma qualche spiazzolina pure deve saltare. Se no, questa non è contenta se non salta, no? Ah no? Ah no, no. Qui c'è un po' di resina da muovere, abbiamo fatto, vedi qua. È venuto un bel lavoro, su. Good job. The good Broad. Job. Broad good job. Sì? Sì, che l'ha fatto bene, mo riesce. Ha mangiato e mo se ne va al totta spasso. E pa spasso sta suo gatto. Eh beh, se no non era un gatto. Solo la sera sta a casa. Se no non era un gatto, no? Era un cane? Eh beh, il cane generalmente lo porti tu a spasso, no? Ah, ah. No? È vero. Sì, sì. Questo va da solo. Si fa da sé, fa per tre. Allora, andiamo a rimuovere la nostra resina in M. Ogni tanto controllo se c'è qualcuno. Piangi e ci saluta. Amore, io piango con te perché. Allora, mettiamo un attimo l'aria. Ok. Ok, scheda pulita, correttamente. Adesso controlliamo che è tutto a posto, dopodiché facciamo il riaccoppiamento.
dico bene? Sì. Devo pulire pure però prima la CPU e ribollarla, che è l'operazione più delicata. I delicate my love to you. È abbastanza rischioso, insomma, no? Andare a rimuovere e poi a rimettere. Questa è un'operazione che ovviamente faremo anche al corso. È un'operazione che serve al 99,9% per fare il recupero dei dati, perché essendo la memoria criptata dalla CPU è possibile solo leggerla attraverso la sua CPU, giusto Giuseppe? Sì. Just one please. Faccia pure, io qui mi sto divertendo a togliere la resina qua. Ah. Allora. È venuto Lindo. Lindo è Pinto. Vuoi Lindo? Qui ce l'hanno messa di resina, eh? Hanno abbondato proprio. Pulire un attimo. Almeno si vede la scheda. Ok, il grosso l'abbiamo tolto, adesso dobbiamo fare il fino. Che è successo? Parli con me? Ha sentito cadere qualcosa. Sto ponendo... No, sopra hanno fatto cascare qualcosa. Sopra di me. Al piano di sopra. Qui non è successo niente. Ogni tanto qualcosa casca, sai? Sì. Ci casca pure l'asino. Ok, perfetto.
Zona CPU è pronta. Adesso ribolliamo la CPU. Prima bisogna pulirla. Come si deve. Cosa vabbè, che insegneremo sempre a corso per tecnico di laboratorio, eh? Nessun segreto per chi verrà da noi saprà come muoversi, come ripulire la CPU, come fare le bollenti della CPU, come saldare la CPU. In pratica tutte queste operazioni che sto facendo io le saprà fare anche chi viene da noi a fare il corso. Giusto, dottor? Eh sì. Ovviamente bisogna essere, diciamo, a livello non proprio base, ma bisogna avere un minimo di praticità con gli strumenti, sì. Non a saper dissaldare i CI, eccetera, eccetera, ma anche un semplice connettore già sia, diciamo, la padronanza degli strumenti, dei tool, insomma, di quel calore, l'aria calda, qualcosina del genere. Se non sa, non c'è problema, glielo impariamo noi come si fa. Quindi non è che per forza deve... giusto? Sì, scusa, sì. Scusatemi, ma il mio italiano ogni tanto se ne va... Sto pensando qui a fare per bene la pulizia perché non voglio avere residui di resina sotto. Questa operazione è la più importante perché oltre a far scendere la NAND come si deve, ma se c'è un po' di resina sotto si rischia che dopo 2-3 mesi il telefono ti rientra perché magari c'è qualche pedino che non sta facendo per bene il suo contatto, non essendo sceso bene la NAND. In questo caso è una PCIe. Ok, ci diamo un'altra spazzolata con il con lo spazzolatore. No, facciamo un'altra passata di stagno così sempre a 180. Questo è ready. Andiamo, vediamo che stai facendo tu, vediamo, vediamo. Ho fatto per bene questo, guarda che bello, guarda, 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 guarda. Ho liberato i buchi e ho pulito per bene attorno. Guarda che spettacolo, tia. Hai visto? Bravo. Qui c'è una piazzola un po' alta, un paio di piazzole, poi gli diamo una bottarella. Eh sì, poi le segniamo con il flux. Ciao Gianluca, buonasera anche a te. Andrebbe meglio. Qui abbiamo la nostra CPU, quella che abbiamo rimosso. Ora dobbiamo togliere questa roba nera e poi fargli un bel reballing. Devi abbassare il volume della Alexa, Hai abbassato? No, devi tu abbassare il volume dell'Alexa che ti fa da ritorno. Io non ce l'ho Alexa aperto. No, che c'hai? Il ritorno mio? Abbasso il tuo volume allora, perché sì, l'unica cosa che fa il volume è questo. Ok, come vuole sia. Adesso lei sta al 50% di come stava prima. C'è ancora okay. Ritorno? No, adesso no, non lo sento. A posto. Dovrebbe star bene. Allora, quindi adesso stai ribollando la NAND, Giuseppe? No, faccio prima la CPU. Ah, ok, ok. Posso? Prego, prego. Ci mancherebbe. Prima la NAND? È lei il padrone del poi mondo, no? Prima la NAND, è normale. Sì, è così anche NAND. Sì. No, stavo dicendo se stavi facendo, stavo chiedendo solo che cosa stavi andando a riballare. Sto preparando questa, la signora sì. CPU, CPU. Beh, generalmente si fa come stai facendo tu, cioè nel senso si fa prima il componente principale, che se manca quello, tutti gli altri inutili farli, insomma, no? Se manca la CPU è come se gli altri manca la CPU, non ci sono. Non mi piace più. Allora, dovremmo essere quasi arrivati al termine, nel senso che la pulizia l'abbiamo fatta per bene. Vediamo se c'è qualche altro residuo. Residuato bellico. Sì, ce n'è, guardatelo lì se stanno... Ah, no, era riflesso. Oh, mi scusi. Ti sei sbagliato? No, non è Francesca. Non è Francesca. Non è Francesca.
E è sempre a casa che aspetta me, e non è Francesca. Ma stai facendo che Gozzalone, però. Se c'era un uomo poi... No, mo, me so... Ok, mi sono liberato di nuovo. No, non può essere lei. Sì, è quella. Non ho mai chiesto niente di più. Chi sta sbagliando, so certo sei tu. Ok, allora siamo quasi pronti per sistemare anche la signora. C'è piace tu. Girate un po'. Si giri. Ancora un po'. Scenda giù, grazie. Seguirmi così, che ti faccio la fotografia. Ok. Questo tipo di lavorazione non la faccio perché stiamo in diretta, la faccio proprio così, nel senso che ogni telefono che esce dal laboratorio deve essere fatto con i sani sensi, insomma, non abbozzato tanto per togliere un telefono dal laboratorio perché magari si hanno 10 telefoni altri in attesa di essere riparati. Si lavora in questa maniera. Ok, qui ci togliamo questa melma che c'è qua vicino. Ok. Ok. Ripuliamo di nuovo. Tu stai sempre a pulire la CPU? Oh yeah. Vediamo. Questa è l'operazione più delicata. Ah sì? Immagino. Mi è stato detto che è quella più delicata, ma sono d'accordo. Vediamo. Devi sollevare un po' la CPU però, che si vede a metà. Ok. Lo sapevo, ma stavo prendendo uno strumento. Ah, scusa. Ho alzato gli occhi per vedere e t'ho gridato. Ecco, queste cose le faccio anche... Sì. Se leva di prescia non è colpa mia. No. Stavo dicendo, queste cose le facciamo anche al corso e quando uno fa, diciamo, questo tipo di... si trova in questo tipo di situazione, io lo grido. Alza un po' il componente che non lo vedo. Devo vedere tutto quando faccio il corso, quando facciamo il corso. Ok, penso che qui l'abbiamo non pulita, ma di più. Ci puoi mangiare qua sopra. Ok. Quindi, se la nostra diagnosi è andata come si deve... Mettiamo il microscopio. Se è andata come si deve, questa è la nostra scheda pulita, non c'è resina. Andiamo a riballare la NAND, quindi prendiamo un fazzolettino. Puliamola, che è un po' zozzarella. Ok, prendiamo uno stencil qualsiasi, l'importante è che ci sia la memoria. Può essere un 6S, può essere un 7, può essere un 7 plus e basta. 20. E basta, non c'è niente. Si può fare anche con le palline, eh? Ci mettiamo le palline e ci facciamo il reballing. Che hai detto qualcosa? No, mi ha fatto incazzare questo che è cascato qua per terra, ma non fa niente, succede. Ah sì? La pallina invece che rimane sopra la CPU se n'è andata in giro. La vita.
Vediamo che sta facendo Giuseppe, vediamo. Eccolo qua. Deve sollevare la CPU che si vede a metà. Ancora? Grazie. Ma tanto stavi guardando solo te, io stavo lavorando, eh. Lo so che tu stavi lavorando. Infatti perciò ti dico di sollevarlo. Avete visto che bella CPU che sta facendo Giuseppe? Yeah, becca da lì, guarda che bella CPU, pulita come si deve. Se sta pulita, ovviamente. Allora. Stiamo usando un tool del Togo, no? No, qua sporco. Perché sei sporco tu? Chi ti ha autorizzato a sporcarti? Come la ribagliamo? Alla cinese o a normale? La cinese va. Alla cinese? Sì, faccelo vedere alla cinese, va. È semplice alla cinese. Dai, ve la faccio vedere alla cinese, dai. Allora, questo bisogna pulirlo. China Street. Sì. C'è la... Eccola qua. Ok. Reballing alla cinese. Vediamo se ci esce. A volte non ci esce. Dai, su. Vieni da papà. Una bella pezzetta. Allineiamo tutto lo stagno. Qui. Qui perché non vuole? Anche se è creato un buco? No, forse è uscito un buco. No, non devi fare così però. Modello Giuditta. Modello alla cinese. Qui ci manca un po' di stagno però. L'avevo detto che se l'era fregato lo stencil. Vabbè, dovrebbe andare bene. Poca poca, dai, poca poca. Ok, va bene così. Questo è il modello alla cinese. Lo stencil era in 3D e quindi non andava bene fare quel tipo di... Chi è qua? Mi fa l'impossibile. Scusate. Ok. Questo è il modello alla cinese, cioè togliere lo stencil. Una volta aver messo la... Poi. La pasta. E adesso lo riballeremo. E lo stesso non cambia nulla, eh. Così si fa più spettacolo, i cinesi fanno spettacolo così. Scusate un attimo. Ok, guardate un attimo, mettiamo Giuseppe sta qui.
Scusate. Ma quando si sta aperti, ogni volta bisogna andare avanti. Ok, questa è la nostra NAND. Adesso va pulita. Ok, prima pulizia, ok, c'è l'Android ancora fa rumore? Eh sì, vediamo se c'è qualcuno che ci sta a salutare. Sì. Ok. Puliamoci la NAND. E rimontiamo la NAND sul telefono. Ok. Qui c'è una sottospecie di pallina, di no pallina. Diamo una soffiata. E rimettiamo la nostra NAND. Soffiamo. Ok. Ci mettiamo il nostro flux. Ok. Non bisogna abbondare. Giusto? Sì. Dopo costa. No, a parte che costa, però poi... Non è perché sì. Costa, ho fatto la battuta, su. Lo so che non è perché costa, è perché dopo non ce ne stanno più. Non ce n'è per nessuno, poi. Allora, o lo riscaldiamo con la pistola d'aria e lo facciamo sciogliere leggermente di più il flussante, in modo che non sia troppo denso. Io preferisco spalmarlo denso in modo tale da non far muovere troppo il componente. Sì. La Nutella? Sì, più o meno. No, e questo è come la glassa. Più o meno ha la stessa viscosità. Come la glassa. Non è molto molto viscoso, ma neanche poco viscoso. Però una volta che si riscalda poi diventa acqua, quindi si scioglie. E ovviamente sciogliendosi, se lo facciamo prima, si rischia che il componente inizi a ballare. E non va bene. Esatto, non ci vuole molto. Giusto? A differenza della CPU che si salda in maniera diversa, io uso mettere una piccola quantità di rosin sotto e anche il flussante. Allora, la nostra bella memorietta dovrebbe stare così. Ok, andiamo a risaldare. Non useremo questa volta il preriscaldo, lo faremo normalmente perché lo stagno è di una temperatura più bassa, 183. E in più è con il piombo, a differenza di quello di base che è senza piombo e quindi ha una temperatura di fusione leggermente più alta. Io sto cercando una monetina ma non la trovo. Monetina, dove sei? Eccola, abbiamo trovato. Allora, ci procuriamo una pinzetta in modo tale da dargli un colpetto nel momento in cui si sarà seduta.
Per seduta si intende l'integrato scende, quindi si salda completamente sulla scheda. Nel momento in cui si sarà seduta, gli andremo a dare un colpetto, giusto? Giusto, giusto, coraccia. Vediamo prima di iniziare. Potete commentare se volete, non c'è problema. Se c'è qualcosa che stiamo sbagliando, siamo molto contenti di essere ripresi. Ok. Procediamo. Si sta sedendo. Come si può ben vedere, c'è il pulsante che sta, diciamo, uscendo dai bordi. Ci mettiamo un pochino proprio. Ok, e qua è andato. Ed è qua pure. Ok, adesso procederemo a dargli il colpetto. Nel momento in cui dovrebbe tornare indietro. Ok. Angolino. Ok. Dovrebbe essersi saldata come si deve. Aspettiamo che si raffreddi e poi procediamo al ripristino del software, quindi riscriveremo il firmware. Adesso, appena attaccata, ci porterà il telefono in, anzi, Reodulz ci dirà che il telefono è in DFU mode, cioè in modalità download firmware unit. Che sta a fare, Giuseppe? Sto finendo la pulizia, ho quasi fatto. Guardate qui, che bella CPU, bella pulita, pulita, pulita. È qui che fa la differenza un tecnico rispetto magari ad un altro. Arrivare a questo livello significa avere tanta esperienza e ovviamente avere anche una giusta manualità. In questo caso Giuseppe lo sta facendo, cosa che io non faccio. Lo sto facendo con la trecciola. Io lo faccio sì con la trecciola, ma non col saldatore. Scusate un attimo. Che so, sono ritornato.
sono il vostro incubo. Ciao, sono Kevin Scannamanna. Quindi qui si è raffreddato, vediamo. E sai che ancora non è ancora un po' caldina. Sì. Aspettiamo ancora un pochino, questo lo possiamo rimuovere però. Lo rimuoviamo. Sì, sono anche buoni i rustici, lo so che sono buoni i rustici. Anche se io preferisco i calzoni, che sono ancora meglio. Aspettiamo che si raffreddi un po' la scheda, Togliamo intanto il supportino per la riparazione. Facciamo una pulizia di massima. Mettiamola qua sotto. Io. Dacci, mi devo attaccare, no? Tu continui sempre lì con la CPU? La sto portando a colore stagno. Ok. Che così siamo sicuri che poi ribolle viene perfetto, no? Ci ho aggiunto sempre quello stagno che tu sai e lo pulisco per bene. Che è la procedura standard, insomma, per fare insomma, la pulizia della CPU. Naturalmente io uso lo saldatore perché comunque è la stessa cosa della calda, però in questo modo io sono convinto che non scaldo tutto la CPU, ma solo il lato dove sto lavorando. Beh, quello è un modo... Sì, ognuno ha un modo per fare la pulizia. Tu pulisci con la treccia, sì, per esempio. Sì, the difference. Sì, io invece pulisco. Basta poi aver pulito bene, no? Beh sì, quello è importantissimo. L'importante è perché... pulire bene. Lo dico sempre io, bisogna fare la pulizia delle schede. Ecco qua. Adesso è fatta. La togliamo da qui, la ripulisco tutta quanta la frustante e questa pure è pronta a fare i reballing. Poi abbiamo anche un buon prodotto per fare la pulizia, no? Che non è proprio un isopropilico, ma è un prodotto un po' diverso. Che si usa anche per fare la pulizia. Un po' più aggressivo. Sì. Per pulire quello. Mi sono attaccato i lacci. Ok, ritorniamo sulla scheda. Si è raffreddata. Sì, si è raffreddata. Ovviamente è zozza di flussante. È zozza. Andiamo a pulire la scheda. Spazzolino da denti. Vediamo. Mettiamoci sempre... un pezzettino di carta. Ok, vedete com'è sporca, è sporca di flussante. Puliamo. Già si intravede la pulizia, La puliremo anche dall'altra parte. Il flussante è penetrato anche dall'altra parte. Insinua ovunque. Però già. Ok, ci buttiamo un po' di prodotto miracoloso. Che fa il miracolo questo. Qui mi sembra pulita, però c'è questo pezzettino qui. Vieni qua. Un altro po' di prodotto miracoloso. Ok. Pannetto pulito e ci andiamo a strofinare sugli integrati.
per lasciarlo pulito. Ok. Allora, controlliamo un attimo se le nostre linee di alimentazione, almeno attraverso l'uso del tester, stiano per bene. Ok, questa è importantissima, questa c'è, questa pure. Ok, quindi questa è la scheda raffinata, bellissima da vedere, bella pulita 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 pulita. Se rimane qualche poco di flussante, dopo lo rimuoveremo comunque. Però adesso, per andare a fare un test, quindi per andare a riscrivere il sistema operativo, va più che bene. Allora, ci dovrebbe essere la scocca. È pulita, sì. Vediamo la CPU come è uscita quella di Giuseppe. E ancora lì ci vuole olio di gomito, eh. Allora, la scocca dove sta? Tu, più di me. Questo è stato il nostro amico Renato. E ovviamente ci ha spostato tutti. Dove ha messo la scocca? Display ce l'abbiamo, ma la scocca no. E vabbè, io dobbiamo. Ce ne abbiamo uno solo. Come procede lì la lavorazione? Parli di me? Sì. Ah. Procede. Ok, abbiamo trovato la scocca. Ce l'avevamo nascosta. Ok. Allora facciamo una prova prima con un alimentatore da banco per vedere se, anzi, senza metterla nella scocca, facciamo la prova con l'alimentatore da banco per vedere se almeno ci dà il, ci sono. Allora, 7777 plus, 7 plus, eccolo qui. Andiamo a collegare batteria, questa qui, e accensione. Allora, andiamo a mettere il nostro Ali a 4 volts, 160 mAh. Ok. Mandiamolo in on. Qui è acceso? Sì, è acceso. Stiamo alimentando la scheda, quindi non abbiamo ritorni. Significa che, diciamo, che l'operazione che abbiamo fatto non ha danneggiato nessun altro componente, almeno senza accenderlo. Proviamo ad accenderlo. Ok. Ok, ci dovremmo essere. Allora, qui mettiamo 5 ampere. 5 ampere. On. Ok. Ok, ok, ok. È accesa? Eh? Si accende? La sto mettendo nella scocca.
Sì, si accende. Che sta a fa? Ho sporcato un lato che non me ne sono accorto. Qui c'ho il dito sporco. Ok. È il bello della diretta. No? Sì, anche il brutto. Anche il mio telefono, sì, telefono, l'orologio mi dice alzati. È troppo che pure sei seduto. Pure. In tutti che mi fanno malattia, capito? Addirittura. Ci tengo la salute. Ok, allora. Ok. Andiamo su, abbiamo Treutools, no, ogni volta non mi vuoi dire che è pieno, Treutools, eccolo qua. Ok, il nostro telefono è sempre questo, allora andiamo ad attaccare il display, quindi ce lo segnala che è in modalità DFU, stacchiamolo per essere sicuri. Andiamo a collegarci anche il nostro display. Ci colleghiamo il display togliendo ovviamente la batteria prima. Ok. E vediamo se funziona. Non si attacca. Qui. Io. Mettiamo la lampadina, 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 lampadina. Procede tutto per bene? Stiamo preparando il reballing. Ok, ci attacchiamo il display e la batteria. Ok, close the phone, andiamo su Treutools. Ok, che sta qua, sì. Okay. Allora, ok, telefono in DFU mode, andiamo a fare il nostro flash. E vediamo cosa succede. Accensione della mela. Ai 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 ai. Si è spento. Forse la batteria che sta scarica. Il telefono si è spento? Eh sì. Si è spento il sole e chi l'ha spento sei tu. Ci sono sempre gli intoppi. Allora, ando sta. Treutools. Ok. Chiudiamo. Sotto c'è Giuseppe che sta facendo il reballing. Preparando la pasta. Così ci metto il super, vai. Allora, go to flash, click flash, facciamo con iTunes, probabile anche che la batteria sia scarica. Vediamo chi c'è dall'altra parte. Thank you.
Ai 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 ai, si è spento. Errore 4014. Ai 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 ai. Allora, facciamo una prova con l'alimentatore da banco. Ok, questo è entrato. Mettiamoci. Ok, riflessiamo. Vediamo, vediamo, vediamo. E non ci vuole andare. Ai 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 ai. Si sarà saldata male la NAND? No. Se vuoi un aiuto te lo do, eh. No, non voglio aiuti. Se le serve un aiuto me lo dica, eh. Va bene. Quando si arrende me lo dice. Va bene. Ok. Non tutte le ciambelline sono col buco, no? Sì, alcune allora, intanto togliamo questo shield, così togliamo anche quell'altra zona. Allora, controlliamo quei quattro condensatori di prima, vediamo se qualcuno non ci va. Quindi significa che la saldatura non è andata bene. Qui c'è. E qui c'è, anche c'è, qui c'è e qui pure. Andando a me sembra scesa bene. Proviamo a toglierle e a rifare il reballing. Ogni tanto succede.
Che stai a fare tu? Sto finendo il rebolling, che vuoi? Ah sì? L'ho fatto, ora ci metto un po' di frustante per fissarlo e poi lo togliamo, è pronto. Non lo vedi? Sto togliendo le pallette che si sono fatte qui, che non mi piace vederle. Su questi pezzi qua si fanno, lo sai? Sì, purtroppo lo sì. Lo sapi, no? Yes, sa. Lo sapo o non lo sapo? Allora, puliamo. Abbiamo tolto di nuovo la NAND. Che aiuto me volevi da tu, che è l'IC Audio? No, purtroppo non è l'IC Audio, secondo me. È più grave. No, non è grave. Per me è la CPU. No, e c'è il collegamento, non ci dovrebbero essere problemi. È la CPU. Ci sbatta la testa. Prego. Serve adesso che gli fai. Quello che stai facendo non serve purtroppo, non servirà a nada. E vediamo, no? Magari mi sbaglio. Infatti, vediamo. Sono la memoria. Curioso di vedere. La memoria era rotta, questo è poco ma sicuro. Ok. Allora, prendiamo un... Stai facendo reballing? Sì, adesso sto facendo la fissazione. Fixing over balling. Conosci questa operazione, vero? Sì. Reballing è venuto bene. Mo' lo fisso e poi, una volta che si è fissato, possiamo procedere a riballare pure la NAND e poi la ricostruzione finale. Ci teniamo a una temperatura giusta e al vento giusto per fare in modo che venga perfetto, come lei sa. Beh. Ecco qua, è perfetta come riballata. Se tu lo guardi anche dal mio microscopio te ne rendi conto che il reballing è venuto proprio arbacio cavallo. Cacio cavallo. Tutte uguali, tutte precise, niente di niente. Si tratta solo di salvare la mia vita. Niente di niente. Allora, la memoria la mettiamo qua. Eccola qua, bella, eh? Che bella CPU. Ci piaci tu. Ci piaci tu. Questi strumenti li consiglio altamente per il reballing della CPU. Ne devo comprare quello del 7 che mi si è rotto, quello che c'era, a forza di usarlo l'ho massacrato. Sì. Diciamo che qua, questo diciamo è ancora nuovo, quello del 7 purtroppo che l'ho usato troppe volte l'ho un po' arrovinato, si dice arruvinato, l'ho un po' arruvinato. Ma che ora abbiamo fatto, ragazzi? Oddio, no, io oggi mi sa che non finisco, qua voglio ancora a giostrarsi.
Tu mi fai fare 10 pure stasera, no? Ti attacco. No, devo controllare sto condensatore. Abbiamo e questo condensatore che ci rompe sempre le. Tanto rimuoviamo sta retina. Possibile che magari. Ma non credo. Anche se 40-14. Niente di che, niente di niente, si tratterà solo di essere un po' distanti e magari si buttarla nel lavoro. Guarda, ammira, guarda che rebaling, di è. Che gli vuoi dire sto rebaling, dai. Aspetta un attimo. Salutalo. Aspetta 2 secondi, che mo lo salutiamo. Niente di che, niente di niente. Si tratterà solo di essere importante. E magari sì, tuffarla nel. Come lo vedi? Eh? E sta bene, sta bene. Vabbè, non c'ha la febbre, sì. Non c'ha la tosse. Magari sì, tuffarla nel lavoro. Allora, togliamo sta Na, 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 na. resinetta di Questo qua, è frutto perché. di studio, eh? Studio, applicazione, manualità. Venite a fare il corso che imparate pure voi, no? Mica si impara facendo. Se non sai dove mettere le mani, ti insegnano dove mettere le mani. Basta che te le metti a posto, eh? Non essere manesco. Ai ai ai. Ok, questo condensatore che stavo controllando era quello che. Ok. Che non ti piaceva. Che volevo controllare. Allora. E magari Spaziamo. sì, tuffarla nel lavoro. Praticamente andare. Che vuoi che sia? Si Ok. tratta solo di cambiare la mia Ci vita. dobbiamo sbrigare, che si è L'hai fatto capito che è tardi. tardi, eh? Sì. Eh L'hai capito che è un po' tardi, eh? Meno male. sì, ormai è L'hai capito tardi. tardi, meglio tardi che mai, eh? Pronti, no, stiamo venendo qui a Vabbè, durare una pezzola della 3 ore. massa non è venuta, ma quella non me ne fotte per niente. E Quale anche qui massa? un'altra non è venuta, che si è spostata. No, andiamo a controllare che serve. Oddio, queste si sono attaccate. Mortacci vostri. I mordacchini vostri. Qui alcune si sono legate tra di loro. Eh Si sì. sono fidanzate, come si dice? Sì. Poi ho tolto lo stencil, vedo che qui al centro si sono un po' affidanzate. Mo le sfidanziamo. Con lo stencil sopra non si vedeva. Adesso No. si vede molto bene. Eh no. Eh no. Ok. E magari sì, tuffarla nel lavoro. Praticamente andare. Vediamo qui che ci Diciamo che è risponde venuta bene, Cristiano mo Fanoli, qui vediamo se buonasera. si risolve sta questione. È Sì. una questione politica. Oh, ci stiamo a mettere 2 ore qua. 3, 4. Quanto stiamo in diretta? Da Non lo so, quando è che dalle siamo in 6. diretta? Dalle 6 e qualcosa. E Allora, siamo in so. diretta, te lo dico subito. Ah no, ce Sono l'hai tu il 3 ore. timer, perché io non ce l'ho. Aspetta, mo Ce l'hai vediamo. pure già. Stai esagerando, eh? 3 ore. Oh, abbiamo fatto proprio di più. Cazzo, eh. Vabbè, possiamo continuare un altro momento, mica nessuno ci Vabbè. obbliga a finire adesso, eh. Però Nessuno sarebbe Ulisse, no? voglio fare quest'altra prova, poi se no Oh, questo si è fatto sto difetto, mortacci tua. lo sospendiamo. Questo si vede che qui non era sceso bene lo stencil, se no non avrebbe fatto questo. Non era sceso bene. Vabbè. Questo qua è il nostro Tutto stencil, sì. può succedere. Dai. E noi qui siamo soli. È il bello della Siamo diretta. soli. Se Vivere uno lo fa senza te. registrato, questi problemi non ce l'ha. Avrebbe tagliato la parte dove viene saldata per una seconda volta la NAND e il gioco è finito. E mentre il bello sta proprio a farlo in diretta. Anche se ci stiamo a mettere davvero molto, questa operazione è molto più veloce.
È molto più lunga, assai adesso. È veloce questa operazione. Allora, vediamo qua. Le piazzole che sono attaccate le stacchiamo e le rifacciamo. Qual è il problema? Peccato, ah. Non me l'aveva venuto perfetto, invece si sono unite, l'unione fa la forza. Praticamente andare, che vuoi che sia. Ok. Ok. Anche io ho detto ok, Rifacciamo il reballing. Cagno che si era sedimentato. Ecco qua. Abbiamo fatto un po' di piazza pulita. Sì. Beh, qui c'era lo stagno che si era raggrumato. Non me ne sono accorto per niente. Però tutto si può succedere. Tutto può succedere. Noi qui siamo soli. Fanculo. Vivere senza te. C'hai ragione te. Non è mai stato facile e non lo sarà mai. Ok. Ci mettiamo un po' di pa. Hai ragione te. Non è mai stato facile. Non lo sarà mai. Ok, belle lucide le palle. Può sembrare un doppio senso, ma non lo è. Ok, vediamo se ci restituisce lo stesso errore. Allora. Io sono convinto che sì. Ma secondo me no. Sarà così. Vediamo. Tu sei per il no? Vediamo. Io sono per il sì. Sì. A volte ritornano. Non ti preoccupare. Ricordati che era tranquillo quello che non si preoccupava. Lo so. Ci mancherebbe. Ok, questo è andato. Vediamo un altro pochino. Ok. Dici che ci ha abbandonato la memoria tutto così d'un tratto. No, se fa. Non se fa. Allora, sarà un vasto viaggio. Vedremo che cosa gli possiamo fare. Però secondo me dovrebbe andare. Ma ancora non l'hai messa però. No, è un attimo, deve depressa, va. Che l'hai messa, ma che sei così lento, dai. Vai depressa. La telenovela deve pure finire. Vai depressa. Di Brescia, sì. No, depressa. Vabbè, quella roba lì. Depressa. Operazione che si fa in mezz'ora, ci stiamo volendo 3 ore qua a chiacchierare, a fare di qua, a spiegare ta. Le nostre linee ci sono, le nostre 4 linee che ci servono, quelle più importanti ci sono, quindi non credo dovrebbe essere un problema legato alla CPU. Vabbè, se è un problema legato alla CPU, vedrò.
Questo lo dici tu. Beh, chi lo deve dire? La sto facendo io. La sto facendo io la lavorazione. Perché io avere un parere diverso. Certo, è bello avere pareri diversi, no? Se no non ci si confronta, no? Se uno ha lo stesso parere dell'altro. Ok. Andiamo di saldaturation. Mettiamo la nostra temperaturation. Mettiamo la nostra monetina da 20 cent. Andiamo un po' sopra, sì. E tu stai continuando lì, sì. Devi rifare quella parte centrale, no? Mm-hmm. Hai visto che si era tutta quanta unita, no? Sì. Dovrebbe uscire il pulsante, ce ne mettiamo un pochino qui. Ok, un po' qua. Ok. Ok, adesso sembra che si dovrebbe essere saldato per bene. Aspettiamo il fiduciosi che si raffreddi. No, da 2 ore siamo in diretta, dai, 2 ore. Ma tu l'hai detto, io non so niente. 2 ore. 2 ore di diretta, non ci sta passando nulla. Passa il tempo, troppo veloce. Per stappiare per il giro questo telefono oggi, non va bene. Ogni tanto ci vuole tanto per cambiare, no? Non è che si possono riparare tutti, ci sono quelli che non si riparano. Tu lì stai facendo ancora il reballing? Sì, certo, devi venire bene, Così. Mica mi accontento di un reballing qualsiasi. Deve essere a regola d'arte. Giusto? Qui c'è una pallina che è un po'... è troppo cresciuta questa. Mo gli togliamo un po' di vita. Siamo soli, siamo soli. Sì. Vivere senza te. Questa la togliamo, questa pure. Facciamola raffreddati. Dai, su. Vivere senza te, hai ragione te, non è mai stato facile. È una 13, giusto? Ya? A 13, chi offre di più?
a 14. Dai, dai, che abbiamo fatto molto tardi. Para para para. Turururururu. Hai fatto? Possiamo fare questo 40-14? Vediamo, vediamo. Vediamo se hai ragione te. Hai ragione pure te. Le mie scuse sono inutili. Ma non posso vivere senza di te. Non lasciarti andar via. Non lasciarti che sia. Na 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 na, una bella briaca, una sola bugia, bugia, bugia. Facciamo un controllo di massima con il tester. Vediamo. La bella rogna il 40-14. No, non cadere, no. Caduto. Caduto. Vabbè. Vedremo dopo. Quan. Revolt Nand. Ci sta. Ok, vendiamo la nostra. Anzi, no, facciamo la con il cesterino. Vediamo. Ah, c'ho il sedere che non me lo sento più, eh. Oh. Eh no. Dai, entra. No, ecco. Ok. Miau, miau, miau. Questo l'abbiamo messo, inserito per bene. E vediamo se fa 40-14 di nuovo. Se fa 40-14 bisognerà indagare. No, JC, Treutools. Sulla CPU. Bisognerà indagare. Sulla CPU. Sono fiducioso che non è la CPU. Anch'io sono fiducioso, eh. Questo è l'errore di prima? Sì. Ah, aspetta, attacchiamoci un attimo il display. Ma date una mossa, mica posso stare fino a domani, eh. Oh, io qua ho finito ormai. Rebollare. Finito? Poi toccherà ribollare Nand e poi, e poi, e poi ancora, ancora più su. Fino a toccare il blu. Vabbè, però su quelli e con i layer... Io. Quelli con i layer non si fa la baseband, no? Quindi è già, già una è cosa buono. In più. Oh, e ogni volta non riesco a inserire qua questo del 7 plus, ma che cazzo. Fino a toccarti tu. Fino a domani. E mi domando io, signore. Vediamo che senso sta. A questo Dio se non conosco amore. Esisti. Na 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 na. Giusto? Perché non è na 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 na. Che non vuoi entrare, pezzo di M. Ebbene. Lo stai chiamando per nome, ho sentito, eh? Eh sì. Pezzo di che? Veramente ebbene. Ah. Ah, non era quell'altra parola? No, oh, non sta entra. Non entra? Capitato qualcosa, no? Qua sta bene, sì. Può essere.
tutto può sempre no, succedere. Non è questo display non è originale di quelli no. Drocchi. Vabbè, bisogna risparmiare nella vita, non si può sempre spendere. Ok, adesso entro. Pronti? Partenza? Siamo pronti? Via. Vediamo se... Stai ripristinando? Sì. Poi esce fumo, non vi preoccupate se esce fumo, è tutto sotto controllo. Ci abbiamo l'estintore anche dietro. Allora, Pro Tools, Reflash. Dacci questa mela 40-14. Dacci questa mela, zingara. Niente, non va, non va, non va. Errore 40-14. Che ti ha dato 40-14 tante volte? Eh sì. Che t'avevo detto? 40-14. Ah, ma allora sei tosto, eh. Vuoi ascoltare, signor Giuseppe? No. Farò la prova con un'altra Nand perché non mi fido. Beh, certo, eh. E quindi molto probabilmente faremo un altro episodio. Non si finisce mai questi telefoni. Però io non credo che sia la... Senti, ma giusto per curiosità, hai controllato anche il Tristar, vero? Tristar l'avevo già controllato prima di togliere la nave. L'hai controllato adesso? Sì. No, adesso non l'ho controllato, però non serve controllare. Che succede anche quando manca di botto l'alimentazione, quella che vuole là, eh? Per controllare, per essere sicuri, si può fare in questa maniera. Se il Tristar, diciamo, sta funzionando regolarmente, l'alimentatore ci dovrebbe segnare un ritorno, quindi dovrebbe arrivare a 4.34 quando... quando c'è attaccato l'alimentatore. Proviamo un attimo con l'alimentatore. Aspetta, facciamo la prova con l'alimentatore 7 Plus. Eccolo qua. È un Plus questo? Sì, Plus. Un Plus? Yes. Quindi adesso ci ha attaccato l'alimentatore da banco. Abbiamo Power. Ok. Nel momento in cui inseriamo il cavo, quindi quello del PC, lì si dovrebbe vedere 4,34 volts, che è la tensione più o meno di uscita. Eccolo qua. Se il Tristar non funzionerebbe, quella tensione non ci sarebbe, c'è un ritorno praticamente della 5 volt USB. 4,30. Proviamo a rifarlo, vediamo se cambia qualcosa. Allora. Lo rifresci? E riproviamo. Riproviamo con l'alimentatore, vediamo se ci cambia qualcosa. Tutto da vita. Proveremo con un'altra NAND comunque sia. No, secondo me non c'entra assolutamente nulla la CPU. Magari la NAND che ci abbiamo, oltre a quel test che abbiamo fatto che ci dava positivo, magari ha qualche errore di default. No, non ci va. Neanche con l'alimentatore da banco non ci va. Va a tentare di scrivere e se blocca. Vabbè. Succede. Non tutte le ciambelle escono con il buco. Anche nelle ci stiamo provando. Però rifaremo di nuovo con un'altra NAND da 128 e vedremo se con quell'altra parte, perché oltre a fare il test con il JC e fare quelle due manovre non si può fare altro, ripeto, non, secondo me non è un problema sulla CPU, quindi vedremo, non ci diamo per vinti. Io vi ringrazio di aver seguito la diretta. Salutiamo anche Giuseppe dall'altra parte. Va bene, capo. Vedo che stai manovrando ancora con la CPU. Se,
ci sono gli errori, no? E dicono le soluzioni, ma il 4014 non ce l'hanno, c'hanno il 4013. Lo so, non ce l'hanno perché generalmente il 4013 è riferito sì anche alla CPU, l'errore di comunicazione. Però nel momento in cui si fa la sostituzione della NAND, il primo errore che ti danno non è il 4013 ma è il 4014. E questo, perciò dico io, molto probabilmente è la NAND che magari è difettosa. Comunque, vedremo, staremo, vi aggiorneremo su questa riparazione, sì. Però riproverò a fare la sostituzione. Io vi ringrazio, vi saluto a tutti, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccate sulla campanella, sarete avvertiti con una notifica, ho caricato qualche video altro oppure sono in diretta. Da Cutrofiano 73020 in provincia di Lecce, da Roma iPhone Assist, vi diamo un saluto, ciao ciao. Ciao, comunque giusto per finire. Che stai a dire, dimmi. Spesso lo VoxNG il 4013 lo buttano sulla CPU. Addirittura all'inverso fanno. Dicono che pure da andare a vedere quale linea è un po', quale condensatore. Sì, quello del 09. 09 volt. Quello del 09 volt. No, questo dico. Non va bene perché è un Qualcomm, è diverso, quindi va bene. Niente. Vabbè. Battono più sui Qualcomm. Riavvolgiamo il nastro, signori, è stato un piacere. Vi ringrazio per aver seguito la diretta e buona serata. Ciao ciao. Buona serata a tutti. Ciao.